Niente da fare, ragazzi, niente da fare. L'Italia è eliminata dalla Women World Cup 2019. Usciamo contro l'Olanda. Non è bastata la grande forza di volontà messa nelle settimane scorse, non è bastata la tanta voglia di rivalsa, non è bastata il gruppo unito che abbiamo dimostrato di avere nelle settimane scorse. È l'Olanda ad andare in semifinale. Ma la cosa che mi fa rodere più il culo in realtà è che qualora avremmo vinto, saremmo andati a giocarci le Olimpiadi per quanto riguarda il calcio femminile. Perché come funziona? Le europee che vanno sono quelle tre che fanno meglio al mondiale. Ok, quindi visto che in uno dei quarti di finale erano passati gli Stati Uniti eliminando la Francia, e non è ovviamente europea, gli altri tre erano tre match completamente europei. Qualunque squadra vinceva questi match andava ad affrontare appunto le Olimpiadi. Ed è una cosa che a me sarebbe piaciuta tantissimo. Io speravo che l'Italia andasse a fare queste Olimpiadi, e secondo me, raga, potevamo farcela. Vi dirò, si parla tanto bene di questa Olanda che potrebbe vincerla la Women World Cup, potrebbe vincere la Coppa del Mondo per femminile, però oggettivamente è una meteora, è un po' come l'Italia. Cioè, io di base non seguo mai il calcio femminile, mi sono molto informato per seguirlo, mi sono molto informato in queste settimane. E le Orange partono un po' come una meteora, l'avevo detto, un po' come l'Italia che partiva come una squadra di media classifica, ok? Che qualora fosse arrivata magari tra le prime quattro, eccetera, sarebbe stato quasi un mezzo miracolo. Per quanto riguarda l'Olanda, più o meno stavamo lì, una grande squadra, perché davanti poi alle due bomber, tra cui Martens, tra l'altro fortissima, del Barcellona. Però si parla comunque di una nazionale che ha confronto ad altre potenze. Vedi la Francia che è il padrone di casa, che tra l'altro è stata eliminata dagli Stati Uniti. Vedi gli Stati Uniti che sono le super favorite, partono leggermente dietro. Cioè, io penso che qualora l'Olanda avesse incontrato sul proprio cammino una tra Francia e Stati Uniti o anche altre squadre un pochino più organizzate, probabilmente avrebbe fatto fatica. Oggi, regà, l'Olanda merita di passare il turno, perché l'Italia entra in campo sconclusionata, senza cervello. Nel primo tempo abbiamo qualche occasione, ma niente di che, cioè proprio poche poche occasioni, e comunque l'Olanda è pericolosa. Nel secondo ci hanno sovrastato, non abbiamo visto un pallone, abbiamo preso due gol tra l'altro entrambi di testa, che io dico, dopo che avete il primo gol di testa, ma vuoi accorgerti del fatto che stai lasciando sempre il buco là, ma vuoi andare a riparare, ma vuoi accorgerti che per quanto riguarda centimetri ne perdi? E lì sinceramente un po' mi è dispiaciuto. Sono contento più che altro che il movimento calcistico femminile abbia avuto un'importanza tale, perché prima sinceramente venivano snobbate altamente, e questa competizione ha messo veramente in risalto un movimento che per me merita di più e merita quello che ha ottenuto negli ultimi giorni. Io vi dico, sono a Napoli, tra l'altro adesso vi dico una chicca, quindi rimanete sintonizzati. E dappertutto, in qualunque bar, pub, ristorante, pizzeria, c'era Italia-Olanda. Questo è anche un importante segnale di come qualcosa sta cambiando. E sinceramente sono molto contento. Perché? Perché sì, ok, ci sono cose che lo rendono inferiore al calcio maschile. Però che cosa c'è che lo rende inferiore? Il fatto che non abbiano muscoli? Cioè che abbiano muscoli, ma non tipo il portiere che non ha quello slancio rispetto al calcio maschile, che magari il miglior portiere donna del mondo non è forte quanto, che ne so, quanto un De Gea, che tra l'altro sta facendo cagare in questo periodo, non è forte quanto un Alisson. Cioè, ragazzi, è diverso, hanno altre qualità, e sinceramente bisogna vedere il calcio per le qualità che ci dà il calcio femminile. Quindi sinceramente sono molto contento di aver seguito questa competizione, e sono molto contento per quanto fatto dalle italiane, perché abbiamo passato un girone a mio modo di vedere proibitivo, abbiamo eliminato una Cina molto ben organizzata, e poi contro l'Olanda abbiamo dovuto dare forfè. Detto questo, domani io sarò a Napoli, sto lavorando ad un progetto, però penso che domani con Gualt faremo un mini raduno, che vuol dire che per chi vuole, perché tipo ogni tre passi mi chiedete le foto qui a Napoli e vengo poco, chi vuole ci vediamo in piazza Dante, sotto la statua, quel che è c'è una statua già lui? E non lo so, che ne so, sotto la statua di Dante ci vediamo domani, domenica, è domenica domani? A mezzogiorno. Se vi va, facciamo due chiacchiere, poi andiamo a prendersi un caffè, così. Che vuoi? Yuppie, se vi va. Tra l'altro seguitemi su Instagram, Simone Siccol, trattino basso official, perché vi do le informazioni dove ci muoviamo, come ci stiamo muovendo, se venite a fare le foto vi reposto. Quindi seguitemi su Instagram perché è importante, se cambiamo posto almeno lo sapete. Iscriviti al canale, qualora non l'aveste ancora fatto, like se vi è piaciuto, dislike se ti ha fatto cagare, ma spiegami il perché. Ti ringrazio di aver visto questo video, buon scialalala, noi come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.